Passando a quello che vi dicevo prima, cioè il centro sanità, l'ex centro sanitario dell'Aeronautico in Pomerello, questo sono 5.725 metri quadri di verde abbandonato dal 1945. Era un presidio sanitario dell'Aeronautica che serviva durante la guerra, ma che appunto finita la guerra non è più stato utilizzato per nulla. Questa sarebbe la nostra proposta, sarebbe quella di creare un piccolo ma importante polmone verde all'interno della città, che non avrebbe solamente la funzione didattica, come dicevo prima, la funzione sociale, ma sicuramente sarebbe anche un'attrazione turistica per quella zona. Voi immaginate a quei turisti che passano col trenino in via del Boncammino. Si affacciano dal 1945 a oggi, vedono un degrado, vedono un abbandono. Perché no? A questo punto, dare invece un'immagine di come anche Cagliari punta sul rispetto dell'ambiente e su un progresso, su attrazioni sostenibili. Invece, per quanto riguarda la palazzina ufficiale di Cala Mosca, che qui vedete evidenziata, si tratta di un immobile di 2 piani, di 1.000 metri quadri. Con un giardino non ben identificato, attualmente dal 2007 murato, porte e finestre sono murate. E noi abbiamo studiato due proposte alternative che qui stiamo esponendo. Una potrebbe essere un ostello della gioventù, alternativa a quello attualmente presente in piazza. Magari, perché no, gestito da una cooperativa di giovani dei quartieri più vicini. Sappiamo l'importanza e le preoccupazioni dei quartieri vicini, stiamo parlando di Sant'Elia. Invece l'altra proposta è la creazione di un centro della cultura mediterranea, che è un'idea che vede il comune ospitare in questa palazzina per 2, 3, 4, 5 mesi artisti provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo. Pensiamo a una cantante palestinese, un pittore egiziano, una jazz band spagnola. Ecco, vengono ospitati nello stesso momento in cui, nello stesso periodo in cui vengono ospitati, prestano e regalano la propria arte gratuitamente alla città, alla comunità, così da dare un messaggio innanzitutto di collaborazione, di cooperazione, che nasce sicuramente da un istinto culturale, una voglia di imparare, e poi darebbe sicuramente un messaggio che dal diverso possiamo solamente apprendere, non aver paura, non bisogna chiudere la porta, siamo un'isola aperta, siamo un'isola aperta al Mediterraneo e non chiusa verso popolazioni o culture che non conosciamo, insomma, una mentalità questa da studio aperto. Esistono degli esempi sui centri di cultura mediterranea che si stanno promuovendo, anche perché l'Unione Europea sta mettendo nel piatto appunto dei paesi europei, sta inserendo cospicue somme di denaro proprio per lo sviluppo di questi centri policulturali, di ospitalità, addirittura fondi e finanziamenti che arrivano fino al 50%. Mentre l'ultimo bene analizzato si tratta di magazzini dell'Aeronautica Militare di Via di Ermo, se vi interessa, per esempio nel quartiere Sant'Andrea. È un'area complessa di 29.000 metri quadri che è costituita da due zone verdi, una di 2005 e l'altra di 4.500 metri quadri, 5 capannoni di 400 metri quadri ciascuno, due grandi immobili di 2 piani, quello con riguardo giallo e quello con riguardo rosa, e un insieme di piccoli manufatti con del verde in mezzo appunto nel riquadro celeste.